Salve a tutti, oggi parliamo dell'ultimo grande filosofo e non solo, lo vedremo tra poco, l'ultimo grande filosofo di epoca romana, perché poi passeremo, diciamo, ai filosofi cristiani, quindi diciamo i padri fondatori, poi Agostino, quindi poi Giovanni Dan Scotto, diciamo che avremo un buon bagaglio filosofico da affrontare dopo di ciò, appunto. Dunque, il filosofo che affrontiamo oggi è un filosofo che non è solo filosofo, è in primis un imperatore. Oggi trattiamo Marco Aurelio, che oltre ad essere l'ultimo grande filosofo romano che studiamo, è anche l'ultimo grande stoico. Dunque, alcuni anni dopo la morte di Epitteto, quindi il filosofo che abbiamo trattato ieri, circa nel 135 d.C., lo stoicismo ha un ultimo sussulto di vita in un personaggio che si trova all'opposto della scala sociale, perché di solito, diciamo, mai eravamo spinti ad un livello così alto nella pratica della filosofia. Ebbene, si parla appunto dell'imperatore Marco Aurelio. Questo, diciamo, fattore testimonia come per gli stoici non conti il concetto di appartenenza ad un ceto, perché si può essere uomini virtuosi appartenendo a qualsiasi ceto, è chiaro? Lui nasce a Roma nel 121 d.C. Prima di tutto, all'inizio fu un allievo del retore Frontone che tentò invano di tenerlo lontano dalla filosofia. E quindi poi Marco Aurelio, che fu imperatore dal 161 al 180, fu educato da Apollonio, che venne da Bisanzio a Roma solo per educarlo, il quale gli trasmise appunto i principi essenziali dello stoicismo, quindi lo spirito di indipendenza guidato dalla ragione, quindi dal logos, l'abitudine all'impassibilità, cioè quella, diciamo, essere impassibili di fronte a qualsiasi cosa succede perché volere del destino, no? E gli vengono, diciamo, presenti anche gli insegnamenti di Tiberio Claudio Massimo, un uomo di stato e filosofo, che però vengono alle volte distorti dalla contraddittorietà e dalla mancanza di una decisa personalità di base che segna Marco Aurelio. Quindi Marco Aurelio, da questo punto di vista, è come una spugna, no? Che assorbe tutto, ma poiché la sua personalità è sempre in evoluzione, spesso capitava che andasse in contrasto con le filosofie dogmatiche che gli insegnavano. In seguito, con Claudio Massimo, sempre, che il futuro imperatore apprende le virtù fondamentali dello stoico, il senso del dovere, e quindi poi anche il coraggio in ogni momento della propria vita, la capacità di assolvere i propri compiti a qualsiasi costo, l'autocontrollo, quindi l'assenza di stupori o turbamenti, perché minano alla tranquillità dell'anima, e quindi poi anche la mancanza di boria e ipocrisia, quindi mancanza sia in positivo che negativo, e infine, soprattutto, la clemenza, che ricordiamo essere inneggiata da Seneca come la virtù più importante per un imperatore, no? Certo, il giovane Marco vivrà nel pensiero stoico che gli viene insegnato, ma con una parte del proprio intelletto. È anche vero che non riuscirà mai a sentire pienamente e con slancio la dottrina nella quale vede lo strumento per raggiungere la diaforia, o adiaforia poi dopo, no? Ossia l'indifferente serenità nei confronti del reale, quindi l'accettazione razionale dell'accadimento universale di cui facciamo parte. Quindi diciamo che sostanzialmente la diaforia non è altro che l'accettazione del processo e del progetto di un destino che lavora in un'ottica universale, non in un'ottica relativa all'uomo che vive la sua vita, ma in un'ottica universale. Quindi non accetterà mai del tutto questa visione, perché secondo Marco Aurelio, in parte l'uomo, sebbene in parte, è fautore del suo destino. Ok? Quindi non riuscirà a sfuggire sempre alle angosce che nascono dal conflitto dei suoi naturali istinti e della filosofia che invece vuole interiorizzare. Egli quindi è autore di un'opera fatta diciamo, di brevi pensieri, diretti a se stesso, appunto, oggi si chiamano anche pensieri, ed è scritta in greco, è intitolato Ta eis auton, quindi a se stesso.
Dalla lettura critica dell'opera e della storia della vita personale e politica di questo imperatore saggio e illuminato esce il ritratto di un uomo pieno di tormenti, in cui non è realmente congeniale la logica stoica, come dimostra il fatto che egli la insegue senza riuscire ad afferrarla, se non per qualche attimo con le mani incerte dell'uomo reso debole dalla mancanza di una netta, precisa e irrinunciabile visione interiore, perché noi in Marco Aurelio abbiamo sempre lo scontro, abbiamo sempre l'opposizione tra ciò che si vuole interiorizzare, ergo la filosofia stoica, ma ciò che si è realmente, quindi Marco Aurelio, e quindi sostanzialmente lo scontro che avviene tra queste due idee ne crea una terza nuova, ma che è segnata non dalla tranquillità stoica, nemmeno dalla naturalezza del pensiero aureliano, ma dallo scontro, quindi poi dal tormento, quindi poi dall'ansia, dalle problematiche, dalle paure, dai timori, che crea lo scontro di due ideologie che potevano essere due portatrici di serenità. È chiaro, questa è la problematica. Per un imperatore, infatti, la distinzione tra ciò che dipende e ciò che non dipende da noi è molto meno drammatica che per Epitteto. Perché? Perché per Epitteto, che comunque non era imperatore, ovviamente vedeva il mondo come all'esterno delle sue possibilità, ma per un imperatore tutto ciò che gli è esterno è possibile, perché appunto imperador, dal latino comandante, è chiaro? Quindi comunque ha tutto in mano, cioè può far tutto, quindi non ci sono problemi esterni, è chiaro? Conseguentemente per l'imperatore il termine di riferimento verso l'alto diventa il cosmo, quindi non si tratta più di accettare ciò che non è dipendente da noi in quanto dipendente dagli altri, ma accettare ciò che non è dipendente da noi in quanto dipendente dal cielo, dal divino, dal logos, quindi da qualcosa che non è umanamente controllabile, perché l'imperatore, da imperador latino conquistatore, è capace, è comandante, quindi è capace di governare su tutto e di voler fare qualsiasi cosa. Ok? Quindi a questo punto la visione di consapevolezza e di accettazione non è più verso gli altri uomini, perché Marco Aurelio è imperatore, ma è verso il divino, il logos, il destino, sostanzialmente. Da un autore che gli è chiaro, che gli è molto caro, Eraclito di Efeso, Marco Aurelio attinge una concezione del mondo come perenne fluire. Ricordiamo Eraclito di Efeso, Pantarei, quindi il filosofo del divenire, dei contrasti, Polemos, padre di tutte le cose, dal greco polemos, scontro, guerra, quindi i contrari che si alimentano a vicenda, non c'è bene senza male, non c'è luce senza ombre, e quindi sostanzialmente poi tutto scorre, il divenire immutabile che poi sarà sostanzialmente scontro con l'essere parmenideo e che poi quindi sarà simbolo della teoria del divenire, della filosofia del divenire eraclitea, no? Diciamo che per Marco Aurelio, prendendo spunto appunto da Eraclito, il mondo è un perenne fluire e quindi l'arroganza umana nasce dalla presunzione di essere immortali. Il risultato è un radicale ridimensionamento di sé e del mondo circostante. Perché per l'imperatore l'altro non è più una sorgente potenziale di minaccia di asservimento, viceversa è l'altro che dipende dall'imperatore e pertanto è da sopportare, non da combattere. Non di rado Aurelio lascia affiorare il senso di solitudine che l'imperatore avverte nella sua corte. Egli, a proposito, dice: nessuno è così favorito da non avere accanto a sé, al momento della morte, qualcuno che gioisca del triste evento. Egli sa di poter trovare nella corte non amicizia, ma soltanto dissimulazione. E di fronte a questa triste constatazione, egli può evitare di isolarsi completamente, grazie. Diciamo, grazie, diciamo, a quella consapevolezza che sostanzialmente ne fa parte, perché Marco Aurelio è una persona molto consapevole di ciò che diciamo, è la verità. Quindi lui evita di isolarsi completamente grazie all'insegnamento stoico, che comunque entra a far parte del Marco Aurelio, sebbene poi in realtà sia un po' contrastato dalla propria individualità, però ne entra a far parte perché, appunto, secondo il pensiero stoico, ciascuno è parte di quella totalità organica che è l'universo. Nell'ordinamento cosmico, quindi, ognuno ha un posto assegnato con doveri specifici. E quindi, sostanzialmente, è così che Marco Aurelio si tira su dalla solitudine che la corte gli porta, capite? Quindi, per Marco Aurelio, è quello di romano e di imperatore il posto nell'universo. Per
Ma ciò non significa sperare nella Repubblica di Platone, ossia in un capovolgimento radicale dello stesso ordinamento politico, perché essenzialmente Platone nella sua Repubblica fu un grande rivoluzionario, ovviamente teorizzò varie cose, abbiamo già trattato Platone, si può sintetizzare comunque dicendo che Karl Popper lo definirà in futuro come il padre dei totalitarismi. Questa è un'affermazione che ha un forte peso, ovviamente, che si può considerare vera, che ovviamente è ermeneutica, quindi interpretativa. Diciamo che ci sono in Platone tratti antidemocratici, questo sì, perché Platone è un antidemocratico, però arrivare a definirlo il padre dei totalitarismi potrebbe essere un po' stentato, ecco, come collegamento, però Karl Popper lo fa, ci riesce, lo dimostra e lo discute. Lo vedremo comunque più avanti perché è un filosofo novecentesco, quindi comunque verrà dopo. Il vero punto di raccordo con l'universalità cosmica è ritrovato nel proprio interno, quindi per Marco Aurelio, nella consapevolezza di far parte di essa. Perché all'io, diciamo, ipertrofico, e trionfalistico dell'antico sapiente stoico, Marco Aurelio pone l'io infinitamente piccolo, che con la morte torna a integrarsi anche fisicamente nella totalità. Tuttavia possiamo vedere nella figura di Marco Aurelio, in un certo senso, il raggiungimento del sistema politico auspicato da Platone, il quale nella lettera settima, se vi ricordate, asseriva che ci sarebbe stato un buon governo solo quando i filosofi fossero diventati re o i re fossero diventati filosofi. E quello di Marco Aurelio, in effetti, fu un buon governo solo quando i filosofi, diciamo, fu un buon governo, appunto, no? Perché Platone diceva solo quando i filosofi saranno re, il buon governo esisterà, o viceversa, solo quando i re saranno filosofi. E quindi, in effetti, quello di Marco Aurelio fu un buon governo. Egli è un imperatore onnipotente, ma non riesce a superare gli ostacoli che nella società impediscono la realizzazione della sua filosofia. Nella personale rilettura dell'ostocismo, che dalla fondazione in poi ha subito tre revisioni, ricordiamo l'ostocismo di Diale di Cizio, abbiamo l'ostocismo di Seneca, l'ostocismo di Epitteto e adesso abbiamo l'ostocismo di Marco Aurelio, no? Marco Aurelio non porta una rielaborazione originale, tantomeno ne fa una rivisitazione in chiave politica. Tuttavia, diciamo, egli annota nei suoi pensieri: io sono nato per governarli come il toro, la mandria, l'ariete, il gregge e la natura che regge l'universo. E se questo è vero, gli esseri inferiori sono nati per i superiori e viceversa. Questo quindi sostanzialmente sta a voler dire che tutto è scritto che tutto deve essere com'è, tutto è necessario. La necessarietà, diciamo, l'essere necessario, no? Quindi quella caratteristica che fa sì che l'uomo debba essere in quel modo perché è necessario che esso sia in quel modo per la visione del destino, no? Del logos. È così quindi che Marco Aurelio giustifica la differenza di classi, è così che Marco Aurelio giustifica la superiorità di un imperatore all'inferiorità della plebe, e giustamente poi si mette nella dottrina stoica dicendo che questo è il destino, che questo è il logos, e quindi poi che è corretto. In realtà sappiamo benissimo che un monismo governativo non è mai giusto. Certo, esistono monismi migliori di altri, così come esistono veramente di peggiori, ma un monismo alla base è sbagliato. La sua filosofia resta confinata tra fogli di pergamena, una lancia quindi come non scagliata, no? Perché sostanzialmente lui dice nella sua opera: se l'intelligenza è comune agli uomini, pure la ragione che ci rende ragionevoli è comune a tutti, giusto? Se questo risponde a verità, è comune anche la ragione che ordina ciò che si deve o non si deve fare. Esiste perciò una legge comune, perciò siamo tutti cittadini e perciò partecipiamo tutti a una specie di governo. Quindi il mondo è simile a una città. Quindi ciò che l'uomo fa lo deve tenere per se stesso perché ogni uomo ha il suo posto. E se un uomo ha fatto quella cosa a differenza di un altro che invece non l'ha fatta, è perché quell'uomo che l'ha fatta deve avere per se stesso il suo lavoro e non deve renderlo pubblico perché se no l'avrebbero scoperto altri prima di lui. Ecco qui la visione del logos, appunto, di Marco Aurelio, no? Ricorre spesso quindi nella mente di Aurelio il pensiero della morte, ma questi pensieri, anche se qualche volta apparentemente staccati, sereni, hanno la natura di paura, perché
presentano le caratteristiche tipiche di una patologica insicurezza che potrebbe avere radice nella morte prematura del padre o nella conseguente infanzia ricca, ma trascorsa con una madre molto severa e con precettori che già a 12 anni lo costringono allo studio alla filosofia, violando i tempi di maturazione della sua identità. Il dubbio quindi lo tormenta, lo attanaglia, l'horror vacui dell'ignoto dopo, no? Quindi la paura del vago, la paura di ciò che non si conosce, di ciò che non si conosce, la paura dell'ignoto, la del vago. E gioca quindi sul filo dell'illusione, travolto dall'emotività che l'insegnamento di Apollonio non ha affatto sradicato. Perché tant'è vero che lui dice nell'opera A se stesso, no? Nel secondo libro, frammento 1, frase 11: lasciare il mondo degli uomini, se gli dei esistono, non è affatto un motivo di terrore. Certo, non ti getterebbero nella sventura, ma se gli dei non esistono o non si occupano delle cose umane, perché vivere in un mondo deserto di dei o vuoto di provvidenza? Ma invece esistono e si occupano delle cose umane, e perché l'uomo non cade in quelli che sono i veri mali, su di lui tutto hanno concentrato. Quindi, sostanzialmente, l'iter di questo pensiero è sicurezza, dubbio, sicurezza. Perché sostanzialmente lui qui è sicuro che gli dei esistano e che quindi vogliono il meglio per l'uomo, dei intesi come logos, ok? Come destino. È sicuro che il destino esista e che sia solamente buono per l'uomo e che tutto quello che succede poi è giustificato, no? Poi però ha un dubbio, dice, se gli dèi però non si interessassero, però poi torna alla sua certezza e dice no, gli dèi invece si interessano e se non si interessassero non ci metterebbero su questa terra e non avrebbero neanche il problema di crearci a prescindere, no? E quindi sostanzialmente ciò che più caratterizza l'opera filosofica di Marco Aurelio è indubbiamente dato dal contrasto fra una precettistica spesso, diciamo, mirata alla conquista della serenità interiore, del senso di malinconia, che invece aleggia in quelle pagine. Quindi, di Marco Aurelio, no? Noi dobbiamo ricordare che questa traduzione di contrasti tra la filosofia, la dottrina stoica della serenità dell'anima e il senso di malinconia che invece aleggia nell'opera aureliana si traduce in cupe meditazioni sul tempo e sulla morte. Perché, consapevole di essere l'ultimo dei grandi Cesari, Marco Aurelio registra lucidamente i segni premonitori dell'imminente declino dell'impero, tanto che i più grandi imperatori del passato, come Augusto, Traiano, Adriano, solo fantasmi inghiottiti dal baratro dei secoli. Quindi, sostanzialmente, per quanto Aurelio non aggiunga granché alla dottrina stoica, viene ricordato perché, oltre che essere il governante, diciamo, eccezionale, ideale di Platone, perché appunto è un imperatore, ma anche un filosofo, egli va in contrasto, tra virgolette, con la dottrina stoica, proprio perché appunto troviamo in Marco Aurelio uno scontro interiore tra la filosofia che vorrebbe interiorizzare, appunto invece quella che non riesce a ripudiare in quanto suo pensiero personale, che diventa causa di tormento, di scompiglio interiore, che poi causa ovviamente una riflessione sulla morte, una riflessione sul dolore, sulla tristezza, che è generata da questa insicurezza di base del personaggio, che oltretutto è psicologicamente segnato dalla morte prematura del padre, che è uno degli eventi che in maggior modo segnano la vita di un uomo, appunto come dirà Freud, poi da un'infanzia vissuta in modo molto particolare, molto chiuso, comunque un ragazzino di 12 anni che viene avviato subito a uno studio pragmatico della filosofia, non è sempre un bene se il bambino non è già predisposto, giusto? Quindi comunque non è stata una persona felice, ma pur non essendo stata una persona felice, tramite il concetto di polemos, padre di tutte le cose, no? Scontro, padre di tutte le cose, questo concetto eracliteo, lui, diciamo, ha unito questa sua tristezza, questo suo disadattamento dell'età infantile, mettendolo in scontro contro appunto la dottrina stoica, e poi ciò ha rappresentato l'evoluzione della sua infanzia, divenendo il pensiero di sé, ok? Il proprio pensiero, e quindi sostanzialmente divenendo ciò che poi entra in contrasto con la dottrina stoica. Ma entrando in contrasto, tesi, antitesi, sintesi, come dirà poi Hegel, c'è sempre una sintesi quando una tesi e un'antitesi entrano in contrasto. Effettivamente, la sintesi di questo scontro interiore di Marco Aurelio è stata quella che lui è riuscito a, diciamo, unire stoicismo e visione personale, che è quasi diametralmente opposta allo stoicismo.
Quindi comunque lui ha creato una filosofia nuova a metà strada fra lo stoicismo puro di Seneca e l'eclettismo stoico invece di Cicerone. Perché Cicerone era un eclettico, Seneca invece era un puritano dello stoicismo, ecco che Marco Aurelio quindi si pone esattamente in mezzo tra i due eccessi. Sperando che la lezione di oggi vi sia piaciuta, noi ci salutiamo, ci vediamo domani con le filosofie cristiane. Ciao!